Radio Free Station, www.radiofreestation.com. Buon ascolto. E buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di Radio Free Station. Io con tantissima emozione, devo dire, voglio presentarvi l'ospite di questa sera, una persona veramente eccellente. Lui è Peppino Di Capri. Peppino, ci sei? Buonasera, sì, ci sono. Allora, io come le dicevo, credo che il nome di Peppino Di Capri rappresenta la musica italiana e non solo, rappresenta la musica napoletana e non solo, rappresenta la musica a livello proprio mondiale. E, non esageriamo adesso. No, no, io non sto esagerando, io le racconto semplicemente un qualcosa, ma proprio di velocissimo. Mia mamma era follemente innamorata di Peppino Di Capri proprio perché la famiglia era patita per Peppino Di Capri. È sempre stata una persona che, terrorizzata nel prendere le seggiovie, le funivie e roba varia, venne appositamente a Capri per venire a vedere dove lei abitava. Ah, veramente? No, questo è bello. Sì, e quindi è venuta a casa, ma io forse non c'ero. No, non c'era, c'erano credo degli amici, perché appunto lei era rimasta soddisfatta anche soltanto di quello. Ho visto amici dei miei figli. Sì, ho visto la casa di Peppino Di Capri, perché per noi Peppino Di Capri ha rappresentato veramente credo tutto. Parliamo un pochettino di lei, io non voglio rubarle nulla, vorrei che lei ci parlasse di questo ultimo suo lavoro, che tra l'altro ha presentato, se non sbaglio, il 1° dicembre al Palazzo San Teodoro di Napoli, un album dal titolo La Chiappa Sogni. Sì, e lo farò anche il sabato 13 a Roma al Jackie O, anche lì presenterò su Roma questo disco, e che appena appunto è nato fresco di giornata, perché non so, secondo me è un po' la continuazione di quella che è stata la canzone Il Sognatore. Questo si chiama La Chiappa Sogni, questo disco, perché appunto se secondo una mia teoria la musica, le armonie, le melodie cioè sono nell'aria, e se si è bravi a coglierle al momento giusto, diciamo metà del successo potrebbe essere assicurato. Però insomma, siccome si tratta di sogni, noi continuiamo a sognare. A volte dicono che i sogni comunque si realizzano, si realizzano soprattutto quando sono sogni realizzabili, e quindi penso che questo sia una cosa veramente molto bella. E lei in pratica con questo album ha voluto fare un regalo di Natale, visto che stiamo per avvicinarci proprio, ecco, alle feste natalizie, e io credo che un CD sia la cosa più bella da regalare a chi ama la musica. E chi non ama la musica al giorno d'oggi? Comunque, no, l'idea appunto di fare questo disco, così come dire, quasi come strenna natalizia. La cosa originale è che sono tutti pezzi inediti, nuovi. Sì. Qualcuno mi ha dato del pazzo, dice, come in questo momento del mercato discografico che c'è crisi, che tutti gli altri colleghi hanno pubblicato delle collection di vecchi motivi, vecchi dischi, vecchie incisioni, eccetera, messe assieme. E tutti azzardi così con un disco di tutti i brani nuovi, e invece io vado spesso controcorrente, quindi questa cosa mi è piaciuta, e l'ho sentita e l'ho fatta. E di tutti questi brani, io l'ho ascoltato tra questa notte e oggi pomeriggio, proprio ho cercato di colpire proprio l'attimo delle canzoni. Ma lei quale piace di più? Perché io sto facendo un sondaggio e mi interessa il suo giudizio. A me piace moltissimo la prima canzone, Dim Addostà. Dim Addostà è carina, molto. È una canzone veramente stupenda. Due napoletane di diritto dentro ci volevano, e quindi il resto, le altre 11 sono tutte in italiano. Sì, però ripeto, questa qui mi è piaciuta molto, molto proprio perché ha un qualcosa di particolare, perché anche se Peppino Di Capri canta sempre con la sua stupenda voce, dolce voce, con la sua delicatezza, devo dire che ogni canzone viene rappresentata in maniera diversa l'una dall'altra, e quindi ripeto, a livello anche di contenuto, questo Dimmi Addostà mi ha presa abbastanza, mi ha presa molto.
siamo sulla stessa direttura. Ma ce ne sono, io come dire, ogni bello, ogni figlio, come si, ogni scarafone è bello, mamma soia. Io che le ho, come che le ho cantate, le ho interpretate, le ho scritte qualcosa, eccetera, non saprei scegliere, però insomma quelle che stiamo portando un po' avanti sono appunto la numero uno, che è questa che lei ha citato, e la numero 5 che come finirà? Come finirà, brava. Sì, come finirà. Sono comunque canzoni d'amore, bisogna ricordarlo. Lei ha cantato l'amore in mille modi, dobbiamo dirlo. Insomma, è stato il mio tema ricorrente in tutta la mia carriera, insomma. Anche questo disco spazia in alti e bassi dell'amore, insomma, gli incontri, l'innamoramento, l'abbandono, insomma, sono sempre delle tematiche che colpiscono, che vanno dritte al cuore, per cui insomma penso che continuerò in questa direzione, perché è quella che più mi sta, il vestito che meglio mi sta addosso, che le sta meglio. Tra l'altro io credo che presentare un lavoro di Peppino Di Capri senza cadere nelle solite frasi, nelle solite parole, per dire questa canzone è particolare, questo artista è particolare, io penso che ormai di Peppino Di Capri si sa tutto e di più. Le sue canzoni sono conosciute veramente ovunque, e io quello che mi chiedo per il futuro, andiamo sempre su questo genere che comunque ha preso tantissimo, io dico non soltanto le persone adulte, perché molte di queste canzoni vengono ancora cantate anche da bambinette, diciamo, no? Perché vengono tramandate da madre in figlio. La prossima generazione. E infatti, ma questo perché? Perché le sue canzoni sono poesia? No, secondo me perché quando si fanno queste cose, il mio primo pensiero è: la canzone deve durare nel tempo. Io odio il l'usa e getta, la canzone da 3 mesi, queste cose, grandi puntate di punte di vendita, eccetera. E però poi non ti rimane niente per il futuro, cioè, capito? Sono bellissimi, bravissimi artisti, eccetera, però non pensano al momento di incassare, di vendere, di stare nei primi posti in classifica, e non pensano che una canzone deve essere tramandata ai posteri, deve essere come dire, deve essere un qualche cosa che rimane nel tempo, che ti abbia rappresentato, che abbia rappresentato un'epoca, un periodo della tua vita, un tuo amore, un tuo momento di crisi. Insomma, servono a queste cose le canzoni, sono delle cornici dorate e meravigliose. Fra tutte le canzoni che lei ha cantato, io credo, lasciando perdere quelle napoletane, che comunque sono favolose, a partire da Io ti vorrei avasà, Mala femmina, cioè ne ha cantate di tutte e di più. Io poi sono di origine napoletana, casertana precisamente, quindi sentivo i miei genitori cantare le classiche canzoni napoletane. Quindi risentirle... Sì, sono quelle immortali, quelle che comunque penso che vengono cantate in tutto il mondo. Il mondo è per i secoli, dei secoli. E infatti, che non moriranno mai. Quelle ormai fanno parte della nostra storia, fanno parte della nostra cultura, ed è una cosa stupenda. Fra tutte invece le canzoni che lei ha cantato, ce n'è qualcuna in particolare che, io poi le dico qual è la mia, che magari le ricorda un qualche cosa di particolare alla quale è maggiormente legato, per chissà per quale motivo? No, io diciamo che una delle canzoni che mi piace, che canto, e quando la canto mi ci identifico, cioè riesco a comunicare di più, forse è rimasto ancora Il sognatore, secondo me. Ecco, sì. Il sognatore, poi ce n'è un'altra che si chiama Tu ci sei, che è anche una bella canzone, che era in un album di qualche anno fa, che adesso la gente la sta riscoprendo, e dico, ma quanto è bella, perché sai, quando fai un album tu puoi portare avanti una, due canzoni, la radio ti può dare una mano per far ascoltare, insomma, il pezzo su cui punti in quei 10-12 brani che presenti, e quindi magari sottovaluti qualcosa che poi la gente scopre nel tempo, e che la soddisfazione è ancora più grande quando è così.
Certo, anche perché giustamente come diceva, di norma appunto uno si fissa su un brano e riparte sempre con quello, riparte sempre con quello e non ha la voglia, se vogliamo, di scoprire quello che c'è dietro. Non è che non ha la voglia, non è, c'è la possibilità, perché una volta che hai fatto, non è che li puoi far sentire tutti a turno. Sarebbe troppo comodo, stupendo, perché magari la gente, ognuno ha poi i gusti, sono soggettivi, la maggior parte magari le piace, io opto per il primo, a quello magari gli piace il secondo, e quindi, però ci sono dei momenti, per fare questo bisognerebbe avere il disco e sentirselo, gustarselo, magari in poltrona, con un whisky davanti. Lo so, sto cercando di creare un'atmosfera per poi scoprire che poi alla fine magari a furia di risentirli gli piacciono tutti. Il trucco è lì, mai fare un disco che dice beh io punto su questo, l'altro è riempitivo, un corno, bisogna fare quanti sono? 12 brani, 12 successi, 13 successi, cioè bisognerebbe puntare a questo per evitare anche la crisi della discografia, quindi spesso sì, noi sottovalutiamo il pubblico che è molto attento. Quello è vero. Senta, un'altra cosa, lei comunque, se non sbaglio, è stato ultimamente in America per presentare. Ecco, è un luogo dove torna volentieri perché comunque cioè, l'America per lei rappresenta un po' la storia di quello che è stato Peppino Di Capri come artista, come musicista, come. Ma non lo so, io torno perché sono capito. Questo è il complimento più bello che mi fanno, dice, sa perché noi piace Peppino? Perché capiamo tutte le parole, le canzoni, eccetera. Gli altri facciamo un po' fatica, forse perché curano molto in più lo stile, l'effettistica e gli effetti speciali, mentre io sono uno che va dritto, o ti piace la canzone o no, quindi non c'è una via di mezzo, per cui quindi sono la soddisfazione quando penso che una volta, mi ricordo, una delle prime volte che andai in Brasile, mi dissero mi raccomando non canti in napoletano perché qui non capiscono il napoletano, mi sacrificherò, e quindi la riduzione dei brani, insomma la scaletta un po' stravolta eccetera. Una delle ultime volte, ma lei canta poi in napoletano? Dico sì, perché? Sì, qua piace moltissimo, pensa all'evoluzione, a volte come ti sorprende, come è inaspettata, perché nel corso degli anni piace anche il napoletano, hanno imparato anche a capire il napoletano, questa è una cosa bellissima, di grande soddisfazione per noi di questa zona. Per noi napoletani, questo qua bisogna dirlo. Senta, una domanda che mi viene un pochino così facile da fare, ma difficilmente riesco a trovare una risposta. Perché è morto, secondo lei, quello che è stato il primo festival della musica italiana, nonché il festival della canzone partenopea? E perché? Perché è andata a finire in mano a gente ha cercato di continuare questa tradizione pensando, credo, non più alla produzione, alla bella musica, ma è subentrato forse un fatto commerciale, non saprei cosa dire. Poi le grandi firme, i grandi artisti, i grandi autori hanno disertato perché diventava sempre più piccola il modo di porsi, e quindi televisione zero, proposte, insomma è rimasto un qualcosa locale che anzi penso che sia morto pure quella, quindi. E non c'è possibilità di farlo rinascere, secondo lei? È una cosa che a me piace. Ma c'è una buona trasmissione che ogni anno ci rinnova un po' la tradizione, che è quella Napoli prima e dopo, che è una trasmissione, diciamo, che così può rinverdire un po', ricordare le grandi canzoni del passato, però qui bisogna andare avanti, perché quella si chiama Napoli prima, no, e il Napoli dopo qual è? Io ogni tanto faccio qualche tentativo, così cerco di convincere gli organizzatori, ma bisognerebbe dividere esattamente il 50% l'antica tradizione, certo, rinnovarla per un fatto di riconoscenza eccetera, e però poi proporre delle novità, perché la canzone non si può fermare lì o aspettare il singolo artista che propone un pezzo, quindi deve essere un fatto di una forzatura di massa, quindi tutti dobbiamo credere fermamente ancora nella potenzialità della canzone napoletana.
Io me lo auguro veramente perché è appunto un qualcosa di così grande. La speranza è l'ultima a morire. E infatti, anche perché ultimamente, voglio dire, il napoletano è stata considerata una lingua internazionale, no? È stata riconosciuta come lingua. Dovrebbe studiarlo anche a scuola, che è molto bella, insomma. Ma dovrebbero, sì, ma io dico proprio i migliori dialetti dovrebbero essere conservati. Ah, ce ne sono alcuni veramente molto musicali, anche con cui ti puoi spaziare anche musicalmente, perché sai, l'italiano è un po', come dire, spigolosa come metrica musicale, mentre invece il napoletano somiglia molto più all'inglese, che sappiamo benissimo per antonomasia la lingua più musicale. Certo. Insomma, vabbè, comunque non stiamo qui a fare il processo. No, assolutamente. C'è da dire poi che tante espressioni napoletane non possono neanche essere tradotte in italiano. No, appunto. Sì. Perderebbero tutto. Fascino, sì. Senta, dato che io so che il tempo deve essere limitato, perché altrimenti il signore con cui ho parlato prima come minimo mi fa una bella lavata di faccia, io vorrei ricordare insieme a lei il titolo di questo meraviglioso album, perché possa essere così trovato come pacchettino sotto l'albero di Natale. Perché allora il titolo Sogni, e appunto, che è un titolo che viene dall'inglese Dreamcatcher, che sarebbe un portafortuna che si mette sulle tende degli vecchi indiani d'America. Era lì sulle tende per fermare i sogni cattivi per i bambini che nascono, eccetera, e filtrare soltanto i sogni buoni. E noi cercheremo appunto di regalarlo. Queste regole, filtriamo i sogni buoni. Sicuramente lo dobbiamo fare. E soprattutto, ecco, prendiamo questo disco perché, ripeto, io l'ho ascoltato, lo faremo ascoltare sicuramente anche in radio. Non l'abbiamo fatto fino ad oggi perché volevo essere io la prima a mandarlo in onda. Però mi raccomando, il disco è stupendo. C'è un nuovo Pippino Di Capri, pur sempre con la sua stupenda voce, con la sua dolcezza musicale. Grazie infinite, veramente. Tanti auguri a tutti, buone feste e soprattutto buon anno nuovo. Grazie Peppino Di Capri. Quando volete, il mio numero è qui. Ok, non me lo dica perché io la chiamerò.